Abbiamo delle questioni. Sono qui per quel nuovo incantesimo che voleva insegnarmi. Bene. Il professor Fig ha detto che devi completare tutti gli incarichi di magia difensiva con una certa urgenza. Di conseguenza, devi imparare incendio, l'incantesimo del fuoco. È utile per accendere torce, bruciare ragnatele e, se necessario, per difenderci da coloro che vogliono farci del male. Sembra versatile. Assolutamente sì, ma prima di iniziare vorrei che portassi a termine alcuni incarichi. Alcuni ti potrebbero sorprendere, spesso gli studenti sottovalutano le conoscenze dei loro professori. Torna da me quando avrai finito e inizieremo a lavorare su incendio. Revelio! Posso aiutarti? Sebastian mi ha detto di chiederti di un club. Se Sebastian garantisce per te, non mi serve sapere altro. Organizzo duelli per bacchette incrociate, una sorta di club del duello. Se Sebastian ti ha invitato, deve stimarti davvero molto. Mi fa piacere saperlo. Sebastian è un ottimo combattente. Immagino che vedervi duellare sarà un vero spettacolo. Come funziona bacchette incrociate? Vieni qui. Io ti abbino ad altri duellanti e chi resiste fino alla fine vince. Vogliamo stabilire una volta per tutte chi sono i migliori studenti nel duello. E per rendere le cose più interessanti, il vincitore riceve un premio. Ti interessa? Certo. Duellare è un bel passatempo. Sono d'accordo. Inoltre, volendo, si può anche duellare a coppie. Per cominciare, ti abbinerò a Sebastian. La prossima volta dovrai portare con te un partner o duellare da sola. Allora, ti va di batterti? Fammi entrare nell'arena. Spettacolare! Diamo fuoco alle polveri! Ok, diamo fuoco alle polveri. Ti faremo pentire di averci provato. Ok. Allora, infraggi. Abitazione. Però vince il bersaglio, ti permette. Ok. Comprito! Qui è quello che sai fare! Hanno ridotto male. Vuoi riprovare? Sì, non sono ancora fuori gioco. Ottimo. Bel lavoro! Sebastian non si sbagliava su di te. La competizione sarà ardua, ma continua così e sarai la prossima campionessa della scuola. Fantastico! Puoi contarci. Lo farò. Anzi, il secondo duello ti attende. E ora che la tua iniziazione è conclusa, puoi accedere al manichino d'allenamento di bacchette incrociate.
un ottimo modo per diventare esperti di combinazioni magiche. Se vieni, te lo faccio vedere. Ancora congratulazioni per la tua prima vittoria a bacchette incrociate. Bel combattimento. Perciò questa la dovevo fare per forza, ragazzi. Spero di rivederti presto. Aspetta, Ciccio. Mi serve un altro. Felice di rivederti. Ciao, Lucan. Il prossimo round di bacchette incrociate è pronto? Sì, certo. Ho organizzato un incontro grandioso. Vuoi affrontare un altro duello? Sono pronta. Duelliamo. Fantastico, hai già un partner per il duello. Sì, Natty. Cominciamo allora. Proteggo! Ce l'ho messa tutta. Indubbiamente. Gli altri duellanti si erano già accorti di te. Ma dopo quest'ultimo round vogliono davvero farti fuori tutti. Se speri di vincere il prossimo round, o almeno sopravvivere, continua ad allenarti senza sosta. Ti farò sapere appena saremo pronti. A presto. Il prossimo round è quello decisivo. Ah, devo portare a termine un round d'allenamento, giusto? Te la senti di provarci? Con grande piacere. Assicurati di lanciare tutti i tuoi incantesimi prima che il manichino atterri. Se devi interrompere l'allenamento prima di averli finiti tutti, fammelo sapere. Let's go.
forma. Sì. Nervioso. Aia. Allora, questo è più difficile. Nervioso. Wow. Secondo me come allenamento è sufficiente. Te la sei cavata molto bene. Grazie, Lucan. Dico sempre che è meglio scoprire i propri punti deboli in allenamento che in un vero duello. Chi ti sfiderà farà meglio a temerti. Grazie. E l'incarico è completato. Ho completato tutti gli incarichi che mi aveva assegnato. Mi fa piacere. Allora dovresti essere pronta a imparare incendio. Dovrei, professoressa? Già. Ho visto troppi colleghi incauti finire al San Mungo per non sapere che il fuoco è un servitore capriccioso. Sono molto colpita dalla tua abilità con gli incantesimi, ma non perdere la concentrazione. Preferirei che non finissi la lezione odierna con gli abiti in fiamme. Cominciamo. E ricorda, concentrati sui movimenti corretti della bacchetta. Concentrati e tieni ben salda la bacchetta. Sì, sì, chi, per carità. No. Bella. Se ti va, puoi fare un po' di pratica in classe prima di andare. Ho preparato qualche bersaglio per te. Dove l'ha messi? Incendio! Ci stai arrivando? Continua a esercitarti e non darti fuoco. Ah, si deve caricare, ok. Incendio! Dare fuoco alle cose ha un effetto decisamente catartico, non trovi? Credo che ci sia una qualche missione di qualche amico, esatto. Dimmi, Cicci. Mi chiedevo se potessi aiutarmi con una piccola... Mi volevi parlare? Sì, sono Duncan Obaus. Piacere di conoscerti. Ovviamente so tutto di te. Hai affrontato draghi e troll. Ne esco molto bene, lo so, ma non è solo merito mio. Sono state circostanze fortunate. Darò per scontato che la tua reputazione sia meritata e che quindi tu sia esattamente la persona di cui ho bisogno. La professoressa Hecate ci stava insegnando a respingere i mollicci e... Purtroppo il mio ha assunto la forma di un... Puffskin. Oh, sembrano creature innocenti, ma hanno una lingua inquietante. Esatto! Quanto vorrei che gli altri studenti fossero d'accordo con te. Per quanto io ritenga che la mia paura dei Puffskin sia fondata,
la gente inizia a darmi del codardo. Alcuni hanno iniziato addirittura a chiamarmi Puffskin Duncan. Mi dispiace, anche le parole possono ferire. Grazie. Poppy continua a offrirsi di aiutarmi a superare la mia paura, ma non me la sento di accettare. Come se non bastasse, stupidamente mi sono lasciato sfuggire che devo essere più coraggioso di quanto gli altri non credano, visto che sono stato nel corridoio segreto di erbologia. Il corridoio segreto di erbologia? Sì. Gira voce che l'insegnante di erbologia prima della professoressa Allium conservasse lì delle piante pericolose. Dicono che sia completamente infestato e nessuno osa più entrarci. Speravo che potessi andare lì e recuperare delle prove con cui dimostrare che... beh, ci sono entrato. Per esempio, un pezzetto di pianta eccezionalmente pericolosa. Va bene. Se sarò in zona, darò un'occhiata. Ottimo. Mi faresti davvero un piacere. Se ottieni la prova, vieni a cercarmi. Ti sarò per sempre debitore. Ho sentito che hai difeso Hogsmeade dai troll. Corridoio segreto di erbologia. Sembra interessante. Questi rampicanti secchi andrebbero bene giusto per accendere il camino. Incendio! Questo deve essere l'ingresso del corridoio segreto di erbologia. Un tranello del diavolo. Pare che qui al buio stia benissimo, quindi forse non ama la luce. Incendio! Rebelli. Leviosa. Incendio. Lumos. Immagino che un pezzetto di quell'enorme tentacula velenosa sarebbe sufficiente a dimostrare il coraggio di Duncan. Incendio! Leviosa! Lumos! Faccio!
Lumos. Incendio! Lumos. Incendio! Lumos. Non hai ancora trovato niente per dimostrare il mio coraggio? Ciao, Duncan. Ho la prova che volevi. Quella è una foglia. Deve essere una tentacula velenosa gigante. È più di quanto sperassi. Sapevo che eri la persona giusta. Grazie per avermela portata. Figurati. Spero che questo ti aiuterà. Quando la mostrerò a tutti stasera nella sala comune, sicuramente la pianteranno di chiamarmi Puffskin Duncan. Così Everett capirà quanto è ridicolo quel soprannome. Grazie ancora. E ti auguro una buona giornata, come la mia. Grazie per l'aiuto. Ora nessuno si chiama più Puffskin Duncan. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.